Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Questa mattina parlerò dell'ufficialità di Mirko Valdifiori, 29 anni, 5 e mezzo all'Empoli e il giocatore guadagnerà 900.000 euro per i prossimi 4 anni, senza clausola, perché il presidente è l'unico che mette le clausole, non so perché, non so se sia vera. Comunque l'importante è che è stato finalmente acquistato un regista. Bisogna sottolineare un regista, un vero regista. Finalmente non vediamo un regista da secoli, forse. Valdifiori è un centrocampista con la velocità di pensiero e con i piedi buoni. L'anno scorso è stato primo nelle statistiche dei passaggi riusciti. È stato migliore di Pirlo secondo le statistiche. Ieri ho messo su Facebook, a proposito mettete mi piace, metto il link in descrizione. Ieri ho messo le statistiche tra Valdifiori, Pirlo, Verratti, Xabi Alonso e un altro. Molti mi hanno preso per culo dicendo Peppone, ma che dici? Ma come fai? Allora, lo dico e lo ripeto. Quelle erano statistiche solo per quell'anno. Sarei da manicomio se avessi paragonato la storia di Valdifiori con la storia di Pirlo. Sarei solo un pazzo. Qua non si paragonano i giocatori. Non ho paragonato i giocatori che sono lontani anni luce. Ho paragonato solo la stagione passata, che Valdifiori è stato meglio di Pirlo. Punto. È innegabile. Non parlerò dei commenti che ho letto perché purtroppo ne devo subire, ok, c'è libertà di pensiero, va benissimo, però criticare, denigrare un giocatore che deve ancora mettere piede a Castelvolturno mi sembra un po' insensato. Capisco che passare da Mascherano a Valdifiori ce ne passa, però io non mi lamento assolutamente. Valdifiori, chi ha visto l'Empoli, è un grande giocatore. Molti si appellano che ha 29 anni, ha fatto solo un anno in Serie A, è tutto budella pries. Ragazzi, io penso questo, che se Valdifiori si fosse chiamato con nome straniero, soprattutto sudamericano, le società italiane subito si sarebbero fiondate su di lui. Subito quel giocatore, Valdeflower, sarebbe lo stato 20 milioni, 30 milioni. Perché così il tifoso italiano, ma io, non c'è nulla da fare. Italiano, quindi parlo in generale, napoletano, milanista, juventino e tutto il resto. Questo è il tifoso italiano. Il tifoso italiano è se la sua squadra compra un giocatore con un nome straniero, tutti a dire: Madonna, è forte, mamma mia, siamo campioni del mondo, dai, pagati, abbiamo pagato 30 milioni, Mbort, vai. La società prende un giocatore italiano. Madonna, ma chi è questo? Mamma mia, l'abbiamo pagato 5 milioni, è una pippa, mamma mia. Perché questo è, ragazzi, questa è la realtà della mentalità del tifoso italiano. Un'altra cosa dico: se un giocatore viene pagato 5 milioni, non vuol dire che è una pippa, ragazzi. Non significa che un giocatore che viene pagato tanto non vuol dire che vale tanto. Scusate, guardate Bale. No, pagato 100 milioni, tutti a dire Madonna mia. E poi si è visto che fine ha fatto. Non è tutto quel grande giocatore, eh. Non è. A Tottenham è un bel giocatore, ma al Real sta dimostrando che vale quasi nulla. O sbaglio. Quindi ragazzi, fiducia a Valdifiori, che per me, lo ripeto, è un grande centrocampista. E questo è tutto. Se vi è piaciuto il video, ovviamente mettete mi piace, commentate, condividete e soprattutto per chi non l'ha fatto, iscrivetevi al canale. Sono arrivato a 440, appena arriverò a 500 iscritti, metà percorso del mio sogno, arrivare a 1000, perché sarebbe il massimo, farò uno speciale. Devo ancora decidere perché voglio fare uno speciale speciale, non è che voglio fare uno speciale facile. Benvenuto a Mirko Valdifiori, Forza Napoli e ci vediamo al prossimo video.